Porca miseria. Piano. Ok, a quanto pare funziona. Va bene. Piano, piano. Non so se mi devo fermare quando mi stanno vicino. Non credo, no? Io continuo a camminare. Porca miseria. Ok, tutto a posto. Fammo passare sti due. Ok. Che è successo? Che? Non fermarti? No, 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 tempismo orrendo, frate, tempismo orrendo, porca miseria. Ma chi erano? Cioè, chi erano quegli zombie, scusate? Ok, sono vivo. Lo spero. Oh mamma mia. Oh! Erano i genitori! Oh mio Dio, erano i genitori! Se mi trasformo, mamma mia, che casino. Porca miseria. Mamma mia, guarda. Devo trovare modo per farla andare al treno. Oh, porca miseria. Sì, c'è anche uno. Ah, scale! Dai! Grazie. Comunque Crista e Omid dovrebbero stare al treno, no? Dobbiamo dire di andare verso il treno. Io non so se ne esco vivo da sta cosa, porca miseria. Che tristezza. Tranquilla, non farti intrappolare mai. Get up, Lee. The door is right here.
Vai, forza. Mannaggia. You have to. Liam, I can't move. This is it for me here. Please, please try to get up. No, niente da fa. I can't. You don't have much time. You gotta do something. Fast. Like what? You're gonna have to make sure I don't turn. You won't, though. Liam, I will. You know what you have to do. No, I can't. There's no way. Figure it all out. Don't worry. Porca miseria. Tanto prova ad aprire la porta perché mi sa che forse era intrappolato quel tizio, cioè Just quello zombie. start by getting that door open. It's locked. It's no big deal. It's just a glass window. Ow! Not with your hand. Usa questo, no? Oppure questo. There's a chair over there. Aspetta, fa vedere. There's a baseball bat under the counter, Clem. You can use that. Madò, ci dobbiamo sbrigare perché se mi trasformo e lei sta ancora intrappolata qua dentro. Dai. Don't be afraid of him, honey. You're smart. He isn't. You're smarter than all of them. Allora, vai sedia. Bravissima. Vai, apri. Open. Mi sa che è incastrato nella sedia, no? Ah, a posto. This will be easy then. He's got keys. Probably to that door. And everything you'll need. Ok, There's keys. E come... Ah, ecco. Ah, sono per me. Nel caso mi trasformo, sono poi... Cioè, non c'è rischio che la attacco. Ah no! O per lui. No, beh, se è ancora vivo a fini che... No, non è troppo pericoloso. Diciamo, facciamolo per me. Per sicurezza. La pistola per prima. Così in caso gli spari. Oh no. Porca miseria. Kill it. You have to kill it. Get him. Oh. Watch out.
Oh no! Vai, Clem! Brava, 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 brava. Ok, a posto, a posto. Vai, continua, continua. Ok. Grandissima. A posto. I did it. I got him. Bravissima. E puoi prenderti cura di te stessa. You can take care of yourself. See? No, not all the time. Yeah, you can. Don't worry. Vai da Chris e Omid, dai. Non ti preoccupare per me. Inizia che tristezza però veramente, oh. Sei una persona forte. You're strong, Clem. You can do anything. But I'm little. That mean nothing. You go see bad stuff, but it's okay. My parents. It's so horrible. I can't imagine, Sweetie. And now you? Please. Please don't be one of them. Please don't become a walker. There's only one thing you can do. You know that. I don't know if I can. Ah, vogliamo farmi... Ah, Mizzica. Oh, porca... Almeno non c'è il rischio di... Almeno non mi trasformo. Porca miseria. Trova Omid e Krista. Meno male che abbiamo detto al treno, quindi. Così si ricorda come tornare. Mamma mia, che tristezza sto episodio, porca miseria. Tieni i capelli corti. I will. I'll cut it myself. Great. Good. And also. Mannaggia. What is it? No, don't worry. All right. Te la caverai. Porca miseria, Art. Io ho detto di spararmi per evitare che mi trasformo. Più che altro per quello. Però, e così lei si abitua, non so. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia, che fine! Porca miseria! Porca miseria! Non so che dire! E poi, cioè, sono morto per una boiata! Cioè, quel morso...
Quel morso che era successo, cioè quello zombie mi aveva morso, è successo in un modo così stupido. Cioè, è incredibile sta cosa. Porca miseria, guarda. Mamma mia. Allora, ha rimosso il braccio di lì? Tu e 71% dei giocatori hanno rimosso il braccio. Che poi mi sa che io manco avevo risposto a quella domanda. Cioè, era stata l'idea di Krista. Però a quanto pare non è servita a niente. Comunque mi stava a trasformare. Perso la pazienza, tu e 74% dei giocatori hanno perso la pazienza. Ma quando, scusate? Ah, forse con Kenny, quando avevamo iniziato a litigare. Può essere, forse era quello, vabbè, non mi ricordo benissimo. Hai ceduto le armi, tu e 40% dei giocatori hanno tenuto le armi. Ah, quindi molta gente ha lasciato tutto, quindi, ok. Però non ci ha sgamato ed è servita sta cosa. A parte che la mannaia, mi sa che alla fine manco l'abbiamo usata per ucciderlo. L'abbiamo strangolato, credo. Hai ucciso il rapitore di Clementine. Tu e 42% dei giocatori ha ucciso lo straniero. Mazza! Cioè, c'è meno gente che l'ha ucciso, quindi. Ha impedito a Lee di mutarsi. Tu e 63% dei giocatori ha fatto sì che Lee non si mutasse. Forse sarebbe stato peggio trasformarsi, in effetti. Clicca per continuare. Mamma mia, comunque. Porca miseria, me devo un attimo riprendere da sto finale. Ah, guarda qua, Kenny, hai difeso suo figlio nella drogheria. Lo hai persuaso a curarsi del destino del figlio. Hai ucciso suo figlio al posto suo. Si è staccato dal gruppo per salvare Ben. Mizzica. Katia, hai tentato di darle del cibo al motel. Hai dato acqua a Duck quando ne aveva bisogno. La morte del figlio era troppo e si è sparata. Purtroppo quella è andata così. Larry, hai fatto il possibile per rianimarlo. Sì, mi ricordo. E Larry è morto nel deposito di carne al caseificio. Lilly, l'hai difesa quando le provviste sono sparite e l'hai lasciata sul ciglio della strada perché aveva ucciso Carly. Me lo ricordo benissimo e non c'era nessun motivo per farlo. Chissà se è morta, chissà se è ancora viva. Boh, vabbè, non, onestamente non so se lo sapremo mai. Omid, l'hai aiutato a salire sul treno, hai oltrepassato il segnale e vi siete separati. Andiamo avanti. Ben, hai chiesto aiuto a Ben per trovare Clementine. Ben ha perso la vita in un vicolo di savanna. Non so se era evitabile quella cosa, onestamente. Forse no, perché non ho preso nessuna decisione io. Cioè, purtroppo Ben è cascato e è successo quello che è successo. Carly, l'hai confidato il tuo passato, l'hai salvato la vita sacrificandone un'altra. Ah, ovvero quella di Doug, mi ricordo. È stata uccisa da Lily. Hai deciso di rivelare agli altri il tuo passato. Krista l'ha incontrata nel tuo giorno peggiore. Le hai mostrato il morso. Hai detto a lei e a Omid di vedersi al treno. Hai chiesto a lei e a Omid di badare a Clementine. Doug, eri con lui quando hai trovato tuo fratello. È morto nell'attacco dagli zombie alla drogheria. Questo era all'inizio, mi sembra. Duck, hai detto che non era stato morso a Macon. Ne hai fatto la tua spalla che risolve i misteri. Gli hai sparato prima che potesse mutarsi. Eh sì, per evitare che appunto dovessero farlo i genitori. Mamma mia. Porca miseria. E così finisce la prima stagione di The Walking Dead. E niente, è morto lì. Alla fine è andata così. Ma quindi non c'era modo di salvarlo. Cioè, sono stato morso e quindi doveva per forza finire così. Perché appunto l'unica soluzione era appunto tagliarmi il braccio, credo. Però non ha funzionato, quindi a quanto pare non. Cioè, lì sarebbe morto lo stesso. Ma scusate, Clem invece è riuscita a trovare Krista e Omid. Non ci hanno fatto vedere. Ma porca miseria. Ah no, forse lo sapremo nelle prossime stagioni. Se non sbaglio, ci sono molte più stagioni dopo di questa. Infatti, fatemi sapere nei commenti se volete che continuo. Che qua ho finito la prima stagione. Poi, se non sbaglio, c'è una DLC che si chiama 400 giorni, 100 giorni, una cosa simile. Che non so se è legata proprio alla storia della prima stagione, ovvero questa qui con Lee, eccetera, eccetera. Però, se non sbaglio, è una specie di piccola introduzione alla seconda stagione, non lo so. Comunque, mo vedo, magari la continuerò un'altra volta. Fatemi comunque sapere nei commenti, mi raccomando, se volete che continuo con The Walking Dead. Perché, ripeto, ci sono molte altre stagioni. Cioè, c'è la seconda, la terza, la quarta, non so quanti di preciso, però ce ne sono un bel po', appunto. Comunque, tutto sommato, è stato veramente un gioco stupendo. Cioè, sto fatto delle scelte e tutto quanto, cioè, tutto sommato mi è piaciuto da morire sto gioco. Veramente stupendo, mi è piaciuto veramente tanto. E niente,
Ma che sta da sola? O forse si sta avviando verso il treno? Boh. Eh no, dove cacchio sta? Porca miseria. Non ha più trovato Crista e Omid. Che? Oh. Non capisco se sono zombie. O forse sono loro? Forse sono Krista e Omid? Porca miseria, io mi auguro che erano loro, così finisce. Io mi auguro che erano loro, almeno sarà al sicuro, sperando che non erano due tizi a caso, porca miseria. Comunque, allora, dicevo, eccolo qua, ci sarebbe questa DLC, l'episodio speciale che si chiama appunto 400 giorni, però appunto non credo sia legato alla storia principale, ma comunque penso, vabbè, magari più in là penso di farci un episodio bonus su questa DLC. E del resto, sì, ripeto, fatemi sapere nei commenti se volete che vado avanti con le stagioni. E niente, devo dire che è un gioco che mi piace tanto questo, veramente divertente. E niente, così si conclude la prima stagione di The Walking Dead. Come al solito vi apprezzo tantissimo e arriveranno molte molte altre serie in futuro, di sicuro. Detto questo, grazie mille a tutti voi, come al solito vi auguro una buona giornata e ci vediamo nel prossimo video. So I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being